È la notizia, in studio Marco Ferri. Le notizie in primo piano in questa edizione del telegiornale. Anziano trovato morto nelle acque del canale Albani, l'ipotesi è quella del suicidio. 16 persone contagiate dal virus nelle ultime 24 ore, sono casi di rientro dall'estero e non solo. Intanto a Rosciano effettuato il tampone a 70 persone collegate ai 6 giovani rientrati da una vacanza in Croazia. Protestano gli ambulanti del mercato a Fano sfrattati dal centro a causa di alcuni lavori in corso. Matteotti interviene l'assessore, troveremo una soluzione. La variante Digimarra passa anche in consiglio comunale. I 20 milioni di euro della regione serviranno per prolungare l'interquartieri fino alla Statale 16. Prende il via giovedì sera e Lucevan le Stelle, la rassegna musicale che andrà in scena all'Anfiteatro Rastatt sul lungomare di Sassonia a Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV. Il telegiornale di questa sera si apre con la tragedia che si è consumata a Piagge nel comune di Terre Roveresche. Un anziano è stato trovato morto lungo il canale Albani. L'ipotesi è quella del suicidio. Bruno Gentili, 74 anni, ha portato con sé le ragioni del suo gesto. Forse è meglio che me ne vado, aveva detto nei giorni scorsi, e oggi lo avrebbe fatto in silenzio, senza salutare nessuno, senza lasciare un biglietto d'addio. Una tragedia che si è consumata questa mattina a Piaggia nel comune di Terre Roveresche. Intorno alle 10.30 la badante polacca, rimasta con lui fino a 5 minuti prima, non l'ha più visto e ha iniziato a cercarlo, anche nel bar poco distante. Poi, come racconta un vicino di casa, la donna avrebbe visto il corpo riverso nelle acque del canale Albani. Sono subito accorsi quattro uomini, tra cui il marito della nipote, che hanno trascinato il corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lì a fianco c'erano le ciabatte che l'anziano avrebbe tolto prima di buttarsi e il suo cappello ben appoggiato a una ringhiera. Sono sconvolto, ha affermato il vicino di casa che ha aiutato gli amici a recuperare il corpo. Bruno, ci hanno riferito, non era sposato e non aveva figli, ma anche se era assistito da una donna era lucido, capace di intendere volere. Nell'ultimo periodo però era caduto in depressione. Questa mattina il marito della nipote avrebbe dovuto accompagnarlo a fare un attacco, ma all'ospedale non c'è mai arrivato. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri di Saltara, guidati dal comandante Antonello Pannaccio. Sulla Salma verrà eseguita un'ispezione cadaverica, ma l'ipotesi sulla quale ora indagano i carabinieri della stazione di Terre Roveresche è quella del suicidio. Ancora cronaca, un incidente tra un ciclista e un'autovettura sulla Statale 16. Il tamponamento è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina. I due viaggiavano in direzione Fano. Il ciclamatore non si è accorto che l'auto davanti stava rallentando e che si era spostata al centro della strada per svoltare a sinistra. L'impatto è stato inevitabile e violento: tanto che l'unotto posteriore dell'auto, una Mercedes, è andato in frantumi. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i sanitari del 118. Che hanno soccorso il ciclista e lo hanno trasportato al pronto soccorso di Pesaro mentre il conducente della vettura è rimasto illeso. A Fano invece in viale Adriatico si è verificato un altro tamponamento di lieve entità intorno alle 12:50 tra un'autovettura e una moto. La vettura in questo caso stava uscendo dall'area di parcheggio vicino all'anfiteatro Rastatt. Il conducente ha mancato la precedenza e ha urtato lievemente una moto in transito sul viale. Sul posto non è intervenuto il 118, in quanto Entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Questa mattina al Codma di Rosciano a Fano sono stati eseguiti i tamponi a 70 persone. Si tratta di bambini che frequentano un centro estivo e amici e familiari di persone risultate positive al Covid dopo un viaggio in Croazia. Nelle marche proseguono anche i tamponi nel percorso Nuove Diagnosi. Nelle ultime 24 ore sono state trovate positive 16 persone, di cui 3 nella provincia di Pesaro Urbino. Il point al Codma di Rosciano a Fano per sottoporre a tampone una settantina di cittadini della provincia Pesarese. Tra loro ci sono amici e parenti stretti di alcuni ragazzi che al rientro da un viaggio in Croazia sono risultati positivi al coronavirus. Si tratterebbe di giovani residenti a Fano, Pesaro e Montecchio. Dopo un'indagine epidemiologica dell'Asur che ha individuato e chiamato i contatti stretti, questa mattina si è svolto il monitoraggio straordinario per prevenire e in caso spegnere sul nascere un eventuale nuovo focola tutti in fila senza scendere dall'auto. Sì, abbiamo fatto questo intervento su strada perché stiamo facendo un'intensa attività di tracciamento dei contatti, quindi non riusciamo a fare tutto con le squadre domiciliari e dobbiamo ricorrere a questi drive. Per cercare appunto di eh, sottoporre a test diagnostico la maggior parte dei contatti che identifichiamo. Ci sono anche bambini e anziani, in quali fasce di età? Sì, abbiamo identificato anche dei bambini che erano dei contatti di un centro estivo, abbiamo classificato eh, ovviamente i contatti con il sistema dei cerchi concentrici, come si fa in genere nelle indagini epidemiologiche, i contatti stretti le abbiamo, abbiamo invitati a fare il tampone per la, per la diagnostica molecolare. Si conferma che ci sono anche familiari di persone rientrate da una vacanza? Sì, sì ci sono dei familiari di eh, giovani che sono rientrati da, da vacanze all'estero, questo è una cosa abbastanza normale perché noi stiamo assistendo a una, una pandemia eh, di portata mondiale, quindi è normale che gli spostamenti i viaggi comportano un certo rischio. Di acquisire le infezioni e di conseguenza di poi di sviluppare dei focolai una volta che la gente è rientrata, però questa è una situazione diciamo ai limiti. Parafisiologica, considerando la riapertura e il periodo estivo. Il Drive Point proseguirà nei prossimi due mercoledì sia per il percorso guariti sia per sottoporre a tampone altre persone entrate a contatto con i viaggiatori rientrate in Italia e risultati positivi al virus. Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 16 nuovi casi nelle marche sulla base di oltre 1000 tamponi eseguiti. Di questi, quasi 600 sono riferiti al percorso nuove diagnosi e più di 400 al percorso guariti. 5 i casi in provincia di Ancona, 7 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Pesaro Urbino e poi un residente con domicilio fuori regione. I contagi, fa sapere il Gores, comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici e screening per inserimento lavorativo. Il numero di degenti invece cala da 11 a 10, tutti i reparti non intensivi, mentre sono in aumento i positivi in isolamento domiciliare ad oggi 157. Le persone isolate in casa per contatti con contagiati scendono a 1390, tra queste 47 sono sanitari. Anche oggi, infine, non si registrano decessi e il Comune di Fano ha presentato uno studio sulla qualità dell'aria nella zona di Bellocchi di Fano e dal documento sono emerse alcune criticità, ma soprattutto resta ancora da individuare la fonte da cui eh, scaturiscono le polveri sottili. Si chiama Modelli numerici per lo studio della qualità dell'aria e Sistema Informativo Territoriale delle Matrici Ambientali della Zona Industriale di Bellocchi di Fano, il progetto che il comune ha intrapreso con la partecipazione dell'Università di Urbino Carlo Bo. Gli obiettivi del progetto sono stati la raccolta, rilettura e elaborazione dei dati sulle tre componenti ambientali, aria, acqua e suolo della zona industriale di Bellocchi di Fano, stima della qualità dell'aria. Mediante l'impegno di modelli numerici e infine. E realizzazione di carte tematiche in ambiente. Il progetto finanziato interamente dal comune con un costo di 73.000 euro si è concluso a luglio di quest'anno. I risultati definiscono una situazione articolata e non uniforme della zona industriale che risulta nel complesso non compromessa sotto il profilo ambientale nonostante la presenza di alcuni elementi di criticità, in particolare la matrice dell'aria e le polveri sottili. In sintesi lo studio osserva che la matrice dell'aria della centralina di Bellocchi posizionata in via Filippini risulta avere una concentrazione superiore di polveri sottili rispetto alla centralina di via Montegrappa di Fano. Prendendo in esame il periodo giugno-agosto sono stati riscontrati in via Filippini circa 80 superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi contro i 34 superamenti di via Montegrappa, constatando che la stazione di Bellocchi registra in media il 30% più elevato rispetto a via Montegrappa. Dal quadro di inquinamento riscontrato, i tecnici hanno realizzato un inventario delle emissioni suddivise in veicolari attraverso il traffico e industriali attraverso invece la consultazione dei titoli autorizzativi delle imprese operanti nell'area industriale. L'ipotesi che appare più realistica è che in prossimità dell'attuale centralina di monitoraggio dell'area industriale ci sono una o più fonti emissive non note al rilascio delle autorizzazioni delle emissioni. Missioni. Pertanto gli enti addetti si fanno carico di investigare la natura e la reale potenza emissiva delle fonti di inquinamento sconosciute, che verrà eseguita circa metà settembre. Per quanto riguarda gli altri inquinanti di cui si dispone, la rilevazione non si evidenziano criticità. Per quanto riguarda la matrice, suolo ed acqua, evidenziano criticità elevate: concentrazioni di nitrati nelle acque di Chiaruccia, Papiri e Bellocchi Nuovo, concentrazioni di metalli nelle acque di. Dei pozzi di Chiaruccia, Piccola, Industria e Bellocchi. Elevata presenza di solventi utilizzati per i lavaggi a secco nelle acque di Chiaruccia, Papiria 2 e Bellocchi Nuovo. I campioni di suolo non evidenziano particolari criticità. E questa mattina abbiamo eh, dato. Voce ad alcuni ambulanti che protestano contro il comune di Fano per lo spostamento delle loro bancarelle in una zona a dir loro poco frequentata. Questo spostamento si è reso necessario per dare spazio a dei lavori che sono in programma in corso. Matteotti è intervenuto anche l'assessore Etienne Lucarelli che ha detto: Troveremo per loro una soluzione. Chiediamo all'assessore di prendere la giusta soluzione. Adatta a noi, visto il periodo di crisi dopo il Covid, sarebbe proprio un'ulteriore stangata. Sono preoccupati gli ambulanti del mercato cittadino venuti a conoscenza di un cambiamento imminente. A causa dei lavori da eseguire sul tetto di una palazzina in corso Matteotti, all'altezza della Mimo, diverse bancarelle dovranno essere spostate. Dove la decisione definitiva non è ancora stata presa, ma le proposte del Comune le ritengono penalizzanti. questo palazzo e mettere un'impalcatura con una profondità poco più di un metro, però per questa impalcatura ci hanno proposto di spostarci in una piazza dopo la pescheria che sarebbe come stare a casa e noi abbiamo proposto altre soluzioni che andavano bene anche all'ufficio commercio, ad esempio di stare arretrati di due metri e mezzo con un banco di pochissima profondità o salire sul marciapiede, però all'assessore sembra non vada bene e ci voglia spostare dall'altra parte cosa alla quale ci opporremo in tutti i modi. Un'altra proposta che abbiamo avanzato, prosegue Simone, è stata quella di spostarci all'altezza di Gabuccini, sempre lungo il corso principale della città, ma anche lì, ci racconta, sembra che non vada bene. Invece Piazza Veduti per gli ambulanti è fuori discussione. Perché secondo voi Piazza Veduti eh, non risolverebbe questo problema? Perché andare lì è come stare a casa. Stai a casa e risparmi i soldi della benzina. Non ci sarebbe passaggio. Non si fa niente. Lo dico per esperienza perché io ho avuto una spunta a fano e conosco tutti i posti sia della piazza che del corso. Sa già per quanto tempo dovreste subire Beh, tra che questo spazio? È un periodo di quattro mesi, quindi se fossero state due settimane il sacrificio si faceva, ma quattro mesi non si può. Quindi siete tutti eh, d'accordo su, su questo? d'accordo e sul piede di guerra. Visto l'appello lanciato all'assessore alle attività economiche produttive Etienne Lucarelli, dopo l'intervista lo abbiamo contattato nel giro di dieci minuti è arrivato sul posto per ascoltare le richieste degli ambulanti. Quale situazione si può prospettare? Ma sicuramente dobbiamo concedere soprattutto al privato che ha necessità di fare i lavori nella sua casa, di poterli fare, di mettere tra l'altro in sicurezza la casa che ha dei problemi al tetto, quindi c'è una riparazione da fare. In tutto questo sappiamo che oggi è preponderante il rispetto di tutte le normative Covid e le distanze. Sappiamo anche che una zona come questa dei giardini amiani, una zona pregiata, sappiamo che i giardini non possono essere utilizzati per fare questo tipo di attività e quindi il confronto è sempre opportuno e lo è stato anche questa volta perché stiamo cercando di capire se... Potergli far rimanere nello spazio con il rispetto delle, delle norme e quindi stringendo di parecchio il loro banco oppure dovremo trovare un'altra zona della città per far sì che possano comunque continuare a lavorare. Siamo stati i primi a far partire il mercato nella città quindi ci teniamo a far sì che tutti possano lavorare ma ovviamente il rispetto delle regole, il rispetto della città rimane la cosa principale. Ieri sera il Consiglio Comunale di Fano ha approvato la delibera per la cosiddetta variante di eh, Gimarra. Dunque, i 20 milioni della Regione serviranno per realizzare questa nuova strada, che altro non è che il prolungamento dell'Interquartieri che sbucherà poi sulla Statale 16. I 20 milioni di euro della regione saranno investiti nella variante Gimarra, e quanto deciso ieri durante la seduta del Consiglio Comunale di Fano. La protesta dei residenti del quartiere non è servita a impedire la decisione di creare una strada alternativa alla statale 16, prolungando l'interquartieri che dalla rotatoria di via Aldo Moro si collegherà sull'Adriatica poco prima dell'Hotel Riviera. La delibera discussa e votata in Consiglio Comunale fa presente che non è priva di elementi di criticità. Ma ma risulta secondo il Consiglio la migliore tra le quattro ipotesi oggetto dello studio tecnico-economico redatto dal dirigente dei lavori pubblici. La soluzione di Gimara attraversa varie aree ancora verdi della città, incontra nel suo percorso una serie di ville di pregio, come riportato nello studio di fattibilità. Questa decisione è a seguito della convenzione che abbiamo deciso di stipulare il 21 luglio e devo dire che c'è stata un'accelerazione dovuta eh, dalla regione Marche che ci ha messo un po' in imbarazzo perché è una scelta che dovevamo prendere, avremmo voluto confrontarci meglio e di più con i cittadini, ne siamo consapevoli, cercheremo di recuperare dopo perché crediamo che comunque ci siano tutti i margini del confronto con le persone l'infrastruttura che sorgerà dovrà avere requisiti minimi eh, di compatibilità, dovrà essere sostenibile e soprattutto dovremmo attivare anche un contatto costante con la sovrintendenza eh, al paesaggio e ai beni monumentali. In questo senso l'infrastruttura eh, che verrà realizzata lontana dall'abitato di Gimarra, parsa in una galleria, anzi saranno due le gallerie, una naturale e una artificiale e, e metteremo cura e attenzione dal punto di vista progettuale. Per cercare di fare in modo di farla scomparire nel paesaggio, eh, anche con una schermatura, eh, non solo facendola passare in trincea più bassa possibile, eh, usando le gallerie, ma anche usando quelle schermature ambientali che si possono, che si possono avere. Per la città è importante e utile perché permetterà di sgravare il traffico di Viale Primo Maggio, Viale, eh, Viale Romagna, Viale Buozzi, in parte Via Roma e tante vie come Girolamo da Fano, Via Trave, che in questo momento sono ehm, piene di auto e soprattutto nell'ora di punta Viale Romagna conta 700 veicoli ora in entrambi i sensi di marcia, che sono eh, livelli di traffico insostenibili per quella strada. Inoltre la strada avrà una pista ciclabile fino alla, al Carmine e dalla Trave. E non ci sono soltanto i 20 milioni eh, della Regione per la strada di cui vi abbiamo appena parlato, ci sono anche 6 milioni di euro in arrivo per la ricostruzione dell'ex scuola Carducci, siamo sempre a Fano. Ad annunciare questa buona notizia per l'edificio che ospita il liceo Nolfi è il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi. A distanza di un anno dalla chiusura dell'ex Carducci a causa di problemi statici arrivano buone notizie per la struttura che ospitava il liceo Nolfia a Fano. A darne l'annuncio è il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi che comunica l'arrivo di 6 milioni di euro per l'edificio scolastico. A farsi carico della progettazione e ricostruzione dell'immobile sarà l'Inail. Il problema del Carducci è un problema che è capitato alla comunità di Fano e non solo Fanese lo scorso mese di agosto con L'improvvisa chiusura e l'impossibilità addirittura di recuperare l'edificio neanche con dei lavori di messa in sicurezza. Quindi, Carducci sappiamo che dovrà essere demolito. Ci siamo messi subito all'opera, al lavoro per cercare di trovare le risorse necessarie per la ricostruzione del Carducci: ovviamente per eh, dare garanzia alla scuola, agli studenti, per dare una scuola sicura, ma anche per evitare lo eh, spostamento degli studenti e degli insegnanti. Nella città in altri edifici. Abbiamo verificato diverse soluzioni, spiega Minardi, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio. Tra queste, la graduatoria sull'edilizia scolastica. Ma i tempi sarebbero stati troppo lunghi, visto che la programmazione riguarda il triennio 2021-2023. È stata vagliata poi anche la graduatoria riferita alle quattro regioni colpite dal sisma. Ma non c'è stato un incremento di risorse da parte dello Stato. Ci siamo dati da fare invece per una, eh, una cifra residua che erano i fondi INEIL che passano attraverso la regione per l'edilizia scolastica. Eh, abbiamo rifatto una procedura e la provincia di Pesaro eh, si vedrà in queste ore assegnati i 6 milioni di euro che servono per la ricostruzione del Carducci, con eh, l'obiettivo che l'INEIL eh, progetta realizza la scuola e la consegna a chiave in mano. Quindi di fatto l'INEL con i 6 milioni che eh, avrà disponibili potrà realizzare la nuova scuola del Carducci su un'area disponibile che dovrà essere assegnata in accordo fra provincia e comune e eh, l'INEL consegnerà la scuola a chiave in mano facendosi carico anche de, delle eh, straordinarie manutenzioni e anche delle ordinarie, in cambio ovviamente di un canone di locazione. E prende il via domani E lucevan le stelle, la rassegna musicale che animerà le serate all'Anfiteatro Rastatt sul lungomare di Sassonia, a Fano. Abbiamo organizzato una 10 giorni di eventi all'Anfiteatro Rastatt, un 10 giorni di eventi che si chiamerà E lucevan le stelle. Saranno, in questi 10 giorni ci saranno degli spettacoli dove il mare luccica, un omaggio a Lucio Dalla, un omaggio a Morricone con l'orchestra sinfonica di Pesaro, un omaggio a Michael Jackson, poi avremo due serate il 16 e il 17 con la pandolfaccia delle serate medievali, per passare al 19 una nota tra le stelle organizzata da una scuola tra le note e un'ultima serata, the best of, che sarà il giorno 19 e oltretutto, questo è il programma iniziale che avevamo fatto. Si aggiunge al giorno 22, sabato 22, uno spettacolo del GAF. Ecco, ci teniamo molto perché è diciamo, uno spettacolo divertente, è una compagnia a cui teniamo molto. Il titolo del, dell'evento sarà Se ni la farà e la farà Romolo. Quindi, già il titolo no, preannuncia un, buo, un bel divertimento. Quindi, eh, vi chiedo di acquistare i titoli su live Ticket: saranno disponibili su live Ticket. Eh oppure li potete acquistare direttamente all'edicola dietro la farmacia Vannucci. Eh, I biglietti saranno acquistabili anche in loco dalle ore 8, ci sarà, ci sarà una cassa per poterli acquistare, però noi ecco, speriamo di venderli tutti online eh, e quindi datevi da fare per acquistarli perché già le serate cominciano a riempirsi e quindi c'è il rischio che arrivate lì e i biglietti non li trovate. Un'altra cosa che vi raccomando, siccome le serate saranno tutte in sicurezza, ci sarà un numero massimo di spettatori, 360, e quindi non vorremmo che alcuni si presentassero con i figli senza biglietto e, eh, e, non, e noi, i figli non possono entrare. Ecco, vi chiediamo di fare anche dei ridotti per i vostri bambini, i prezzi sono popolari perché vanno da 2 euro a 10 euro, i ridotti costano 1 euro, quindi ecco cercate di aiutarci in questa cosa perché noi abbiamo cercato di fare tutto in sicurezza rispettando tutte le normative se ci date una mano anche a voi sarebbe ecco beh, è un bene per tutti vi aspettiamo quindi dal 13 al 22 per questi spettacoli all'Anfiteatro Rasta come dicevo acquistate i biglietti su Live Ticket buon divertimento a tutti e questo era l'ultimo servizio. Grazie per aver scelto l'informazione locale di Fano TV. L'appuntamento è per domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.